avanti con la carriera e oggi c'è la svolta, signori. Infatti, da quello che avete deciso, devo andare all'Inter. Stranamente pensavo che comunque sia, devo rimanere ecco, al Sassuolo, ma a me va bene così. Andiamo all'Inter. Quindi nuova stagione, cioè nuovo allenatore, Tersilio Sterchi. E tra l'altro guardate contro chi dobbiamo fare, vi rendete conto contro chi dobbiamo fare in Coppa Italia, guardate proprio contro il Sassuolo, che brutta cosa. Comunque sì, vediamo un attimo tutte le notizie che ci sono qui. Dare il benvenuto, sì. Qualifica di per l'Europa League, mi sembra. Malissimo, mi sembra. Siamo messi come l'Inter. Sì, siamo messi come l'Inter, quindi. Anzi, era anche meglio messo il Sassuolo, tra l'altro. Comunque siamo messi come l'Inter nella realtà. Fa schifo, o quasi. Fa abbastanza ridere. Allora, dobbiamo vedere un attimo il mercato. Qui mi sono scordato, puttana Eva. Allora, questa è la formazione, ragazzi. È un 4-3-3 alla vecchia Inter, se non sbaglio. Ho messo, questa è la formazione. Mi serve un centrocampista e un attaccante perché Osvaldo è infortunato. Soltanto prende Palacio e Icardi, mi serve assolutamente un altro attaccante. Adesso vediamo qui se ci sono attaccanti. Allora ragazzi, io andrei subito su Victory Barbo. Su Victory Barbo. Assolutamente per acquistarlo. Tanto costa 10 milioni, ce li si prende. 9 milioni e mezzo. Dobbiamo prendercela alla svelta. 9 milioni e mezzo. E lo prendiamo assolutamente. Questo ci serve. Allora ragazzi, io opterei per Dembélé. Moussa Dembélé. Un giocatore abbordabile. Speriamo. Guadagna molto. 100.000, ma i soldi mi sembra di averceli. Un fondamentale. Non so, proviamo per 11 milioni. Facciamo 10 milioni più, anche se so che non l'accettano, però noi ci proviamo lo stesso, anche se sarà difficile. Bene, siamo qui, siamo al San Siro. Eh sì, ragazzi, purtroppo abbiamo cambiato, ero pronto a dire al Bestemmia Stadium, ma non è più così. Mi dispiace un po', sinceramente, della vostra scelta, però vabbè, io la prendo, guardate. Hernanes. Ha un buon sinistro, Perin! Porca miseria. Palla per Icardi! Icardi, deviazione! Angolo. Ma ci siamo adesso, ci siamo veramente. Questo mezzo per Icardi! Salvataggio sulla linea. Salvatissimo. Può andare col dribbling. Palacio, ma dove cazzo ha tirato? Porca puttana. Attenzione Kovacic. Palla indietro per Guarin. Guarin, gran botta, ma è centrale il tiro. Peccato, è centrale. Per Icardi. Icardi, cross in mezzo, Palacio, non ci credo, basta. Non è possibile. Campo aperto per Guarin. Guarin. Guarin, tiro di merda di Guarin. Non ci credo, non ci credo. Cazzo. Palla in mezzo per Guarin, vaffanculo Guarin di merda, vaffanculo. Tutte e due le occasioni per far gol davanti alla porta. Tutte e due. Palla per Palacio. Palacio messo giù. No, è Chimedel messo giù. Attenzione, qui c'è Hernanes. Hernanes è un grandissimo tiratore. Parte Hernanes. Hernanes! Il profeta! Porta in vantaggio l'Inter! E con la sua rovesciata, non so come cazzo si chiama. Che gol di Hernanes! La palla si va a insaccare sotto il 7. E come dicevo, un grandissimo tiratore. La palla è angolatissima. Sì, ma finisce qui l'Inter, meritatamente. Vince 1-0, anche se si poteva vincere 3-4-0 questa. Comunque sia, vinciamo, 3 punti che rilancio, che si... Non per gasarmi, ma guardate quanti tiri ha fatto Genoa. Guardate un attimo. Perché non possiamo prenderlo?
Ci fa prendere Zaza, non capisco il perché. Proprio che non abbiamo condizioni di vendere. Allora, io per Dembélé direi di prenderlo. A 80, a 27 anni ancora ce l'ha. Tre anni, sì. Vabbè, ruolo chiave perché comunque se ci serve. Un giocatore come Dembélé serve. Quindi ci sono rimasti 10 milioni di budget. Vediamo se accetta lui. E intanto andiamo a giocare contro il Sassuolo. Per puntare al successo Bene, finale, siamo qui però ragazzi. Siamo passerà questo contro turno da Sassuolo. cominciare Siamo, mi aggiungersi. sembra, agli Si ottavi. parte con il Ok, sì. calcio d'inizio per i nerazzurri. Normalmente, ragazzi, è tanto turnover per questa partita, ma proprio tanto. Gian Berardi. Oddio, Tiro, no. l'ultimo a toccare Mamma mia, conduce ma come l'ha preso l'azzurro, al sarà calcio portiere? d'angolo. Oh mio Dio. Rischiamo, che cazzo fa quello? No, no, Tiro alla Biondini, porta, no. grande parata. Mamma mia, che miracolo di Handanovic. Riparte Che col calcio d'angolo. miracolo. Falta di netto, poi la palla in mezzo. Ancora Centrino, D'Ambrosio! ottima frustata, D'Ambrosio! qui Che c'è bella il azione! tiro, tiro, Kovacic, palla un fuori miracolo gioco, palla ancora sinistra sul Kovacic! Che bella portiere, azione però! sicurezza. L'Inter ha problemi a segnare, ecco qual è il problema di questa squadra. Puskas! Ha fatto Puskas! l'1-1, Ambrosio. Consigli! Che cazzo ha preso? Pione! Parete Berardi, cross per Sansone! Sansone! Che intervento! Attenzione ancora Biondini, Biondini! Cross, miracolo. Bomba Guarin di potenza. Parte Guarin, deviazione, palla resta palla fuori lì e non c'è gioco. nessuno sulla Permettetemi a ribattuta. tutti di fare i complimenti Pressione all'azione Kovacic, dell'Inter. progressione. Dribbling di Kovacic. Ancora Kovacic, Cerca la porta con il un gol calcio pazzesco. Un gol alla Kovacic. Cazzo, finalmente. d'angolo. È arrivato un gol proprio quando meno Due ce lo dribbling aspettavamo. secchi di Il Kovacic e il successo tiro della sul serie di Roma palo all'intervento che si dell'Inter insacca. E dovuto capitolare. Il tiro poteva rimbalzare sul palo e rimanere la palla è decisivo. dentro. Primo gol di Mbaye. Tiro respinto la Ma non ci difensione. credo. Grande intervento per liberare. Buonazzoli. Prova ad andare. Buonazzoli, Tiro gran di punizione. botta! E Puskas! Puskas! Primo gol con la maglia dell'Inter di Puskas. Una Bel grandissima tiro, collettiva della difesa gran botta avversaria, più che altro, un tiro violentissimo pressione, di pressamento. Buonazzoli e poi dalla ribattuta vincente di George Puskas che se lo... Finisce qui l'Inter, passa anche in Coppa Pericolo Italia, 2 subito su a 2 Milano. per Terzigno Sterchi. Un approccio Handanovic passa perfetto, dunque al turno vediamo poi successivo. come Stanno continuerà. veramente giocando bene. Noi Per ragazzi per intanto il l'impegno. momento ci lasciamo qui, ci vediamo al prossimo episodio. E ciao a tutti!